Iniziamo occupandoci del problema energetico. L'Arabia Saudita è pronta a compensare ogni carenza di petrolio che dovesse verificarsi a causa della crisi in Ucraina. La notizia è rimbalzata dalla Corea del Sud, dove ha parlato il ministro Ali al-Naimi. Il ministro saudita ha detto anche che non c'è ragione per cambiare il tetto di produzione dell'OPEC, fermo da oltre 2 anni a 30 milioni di barili al giorno, e che 100 dollari al barile è un buon prezzo, equo per tutti, consumatori, produttori e compagnie petrolifere. Nel tenere a freno il mercato potrebbe aver avuto però più peso l'annuncio dell'imminente ritorno di 500.000 barili di greggio libico appunto sul mercato. Se il nickel continua a correre con un ulteriore rimbalzo intorno all'8% nelle ultime settimane, il record biennale a Londra, l'alluminio stenta invece a riprendere quota appunto al London Metal Exchange. La situazione dell'alluminio è aggravata da enormi giacenze e tende comunque a migliorare. Alcuni analisti si aspettano per il 2014 un deficit globale tra 100 e 200 mila tonnellate, il primo da molti anni a questa parte. Altri si aspettano un'eccedenza di analoghe dimensioni. Gli occhi degli analisti sono puntati soprattutto sulla Cina, e non potrebbe essere altrimenti, dove si concentra ormai il 50% dei consumi dell'alluminio e dove c'è un sovrappiù di produzione valutato in circa 1,1 milioni di tonnellate. E veniamo al mercato americano, una economia che continua a trainare, resta comunque la prima economia mondiale anche se la Cina sta per superarla. Il PIL USA nel secondo trimestre dell'anno potrebbe crescere di oltre il 3% grazie al mercato immobiliare in ripresa dopo la recente debolezza. L'affermazione arriva dal presidente della Fed di Atlanta, Dennis Lockhart, che lo ha detto partecipando a un evento a Dubai. È ancora presto, dice, ma sono abbastanza fiducioso che sarà al 3% o anche oltre.